è tutto pronto in Ungheria per la seconda gara dell'Euro Formula Open da Budapest. Qui l'immagine del circuito Magyaro, il toboga che porterà i piloti lungo i 17 giri previsti per questa seconda corsa, 74 km e 477 metri, condizioni completamente diverse rispetto a ieri. Qui il calendario in sovraimpressione, siamo a metà strada, da qui avremo il campione d'estate, ma sappiamo già che sarà Felipe Drugovic, leader indiscusso del campionato, 41 gradi la temperatura dell'asfalto, dato importantissimo da tenere in considerazione per i 35 minuti di gara previsti per questo secondo appuntamento. Folto il pubblico sugli spalti, intervenuto per seguire non solo l'Euroformula GT Open ma anche il TCR con tanti piloti ungheresi. Una piccola pausa che ha permesso anche ai cronometristi di recuperare un po' le energie, e adesso tutto pronto per questo appuntamento, il quarto stagionale dopo Estoril, Le Castellet e Spa. Un circuito diverso, un circuito sempre appartenente al calendario internazionale della Formula 1, proprio per dare la possibilità ai protagonisti dell'Euro Formula Open di cimentarsi con quelli che saranno i tracciati che verosimilmente incontreranno nel prosieguo della loro carriera. Avevamo visto velocemente i tifosi polacchi di Alex Karkosic, qui chilometricamente nella sua gara di casa, solo decimo in qualifica questa mattina, ieri ritirato per un incidente dopo aver pizzicato il tappetino bagnato esterno dal cordolo, dunque la necessità per lui di rifarsi. Si è invece rifatto sicuramente Bent Viscal, che ha ottenuto il miglior tempo, prima pole position. Ecco qui l'highlights bellissimo di stamane con l'olandese che ha portato il team Theo Martin davanti a tutti. This time it worked, yes. After a lot of testing done, the team and I managed to get pole position today, which is a great achievement after all the hard work put in by the team. So I can only thank them very much. E abbiamo fatto un lungo lavoro durante l'inverno, non posso che ringraziare il team per il supporto ricevuto sino ad ora. Abbiamo ottenuto una grande prestazione, speriamo di continuare così. Erano le parole di Bent Viscal questa mattina in parco chiuso, raccolte dall'ufficio stampa del GT Open di GT Sport, Alfredo Filippone, inviato speciale ai box. Compagnia. Grazie ragazzi, siete troppo buoni. Per i meccanici di RP Motorsport e per Felipe Drugovic, con alcune bellezze locali. Qui invece siamo già sulla seconda fila dello schieramento con Cameron Dazzo, pilota statunitense che era in lotta per il successo nell'appuntamento di Spa, poi un contatto con Siebert l'ha messo fuori dai giochi e qui ha la possibilità di rifarsi. Cameron Dazzo, lo statunitense del team Carlin, ci proverà anche ad aggiudicarsi la vittoria tra i rookie, l'inquadrato Lucas Danner, ieri secondo tra i debuttanti, poi penalizzato i 5 secondi per un contatto con il compagno di squadra Christian Hahn, e dunque la possibilità di rifarsi oggi dopo una bellissima qualifica. E secondo in campionato invece, come ci mostra la grafica, Matheus Iorio, pilota brasiliano del team Carlin, che mette comunque due vetture tra i primi 5 a dimostrazione della competitività della compagine inglese. Un po' in difficoltà invece Marco Siebert, solo sesto, si fa per dire, perché ieri Marcos ha ottenuto il podio in occasione di gara 1, qualifiche bagnate che avevano dato la possibilità al team Campos di mettersi in evidenza. Si metterà in evidenza forse anche Leonard Hogeboom, chissà, il pilota olandese è arrivato proprio dallo scorso round di Spa a correre con RP, ieri era protagonista di una bella gara fino a che un contatto con il compagno Guillaume Samaya ha messo fuori dai giochi entrambi. Lui ha continuato addirittura per due giri senza l'ala posteriore, ha cercato di portare a casa almeno un punto ma non c'è stato verso. Questo invece Christian Hahn, ieri colpito al posteriore da Danner, dunque fuori dai giochi per un contatto. Proprio qui Guillaume Samaya, protagonista del tamponamento ai danni di Hogeboom in occasione di gara 1, cercherà il riscatto. Pilota brasiliano un po' altalenante, sempre molto veloce, fa fatica ad essere costante, ma sta lavorando insieme al team RP Motorsport proprio per riuscire a trovare una quadra della situazione. Alex Karkosic, ce l'abbiamo detto, pilota polacco, 36 punti in campionato sino ad ora, occupa la settima piazza, dunque chissà che non sia questa l'occasione di cogliere un risultato importante. Callum Williams con la prima vettura di Casa Fortec
sullo schieramento, mantiene questa visiera chiara. Avevamo notato anche questa mattina in qualifica una differente scelta per lui rispetto agli altri piloti come lo statunitense Ivel Baltas, che ieri invece partiva dalla seconda fila, visiera a specchio scura, utilizzata proprio per le condizioni di sole. Williams invece ha tenuto una visiera più chiara, e questa invece è la vettura dell'italiano Aldo Festante, seconda gara con i colori del Team Fortec per lui, dopo un inizio di stagione con RP, decima posizione in campionato. Cercherà almeno di agguantare il podio tra i rookie e, perché no, magari anche la top 10 assoluta. Sulle immagini di gara 1, la partenza di Drugovic che va ad amministrare Bent Viskal, si partirà invece a posizioni invertite quest'oggi con l'olandese davanti, la staccata che sembrava poter dare la possibilità all'alfiere di Theo Martin di andare davanti, la prima scaramuccia tra Hoogenboorn e Samaya con l'olandese che inseguiva, e qui il brasiliano ha cercato di riprendersi la posizione, ma il patatrack con la prima safety car intervenuta a compattare il gruppo. L'uscita di scena di Alex Karkozic che pizzica il tappetino bagnato in erba sintetica e rompe la sospensione posteriore sinistra. Baltas che perde due posizioni a favore dei piloti di casa Carlin, Iorio e Daz. Testa coda finale di Hoogenboorn che pone fine alla sua gara senza l'ala posteriore. Questo è il secondo contatto fratricida proprio in curva 1 tra Danner e Han, che impreca il brasiliano. Seconda safety car chiamata in pista che non impedirà però a Drugovic di cogliere la sesta vittoria stagionale in 7 gare, un dominio clamoroso e assoluto per il pilota brasiliano, che sta addirittura facendo meglio di quanto non accaduto lo scorso anno per il suo predecessore Harrison Scott. Dunque Team RP che in qualche maniera rischia di uccidere le speranze degli avversari già dal prossimo appuntamento di Silverstone. Drugovic che va in vacanza come campione d'estate, al contrario del calcio, svolgendosi in estate la stagione, non abbiamo i campioni d'inverno. Il campione d'inverno è stato in qualche maniera proprio il poleman di questa gara, Bent Viskal, vincitore della Winter Series. E qui invece, chissà, le promesse del domani, tanti appassionati ungheresi che sempre numerosi giungono lunghe 4.381 metri per seguire ogni tipo di competizione, dalla Formula 1 alle gare GT, proprio del GT Open, Mondiale Turismo, che ripropone proprio grazie al TCR Europa in connubio con GT Sport le vetture TCR. Ricky Taylor, manager di casa Carlin, pollice verso l'alto per lui. C'è Cameron Daz in seconda fila, Matheus Iorio in terza, riepilogo della griglia di partenza che abbiamo già visto nel dettaglio con Viskal Drugovic. Si accendono dunque i motori sulla griglia di partenza, chiusa la pit lane, evacuata la griglia, i piloti restano da soli con i loro pensieri verso il giro di formazione. Si allontanano i meccanici, darà il direttore di gara il segnale di accensione dei semafori, Theo Martin, patron dell'omonima compagine che corre non solo nell'Euroformula ma anche nel GT Open, quando vedete il logo BMW. Tutto pronto sulle griglie di partenza di gara 2 della Euroformula Open da Budapest, quarto round della stagione qui all'Hungaroring, dove le acque le volano basse con l'accensione dei motori per il giro di formazione. Parte Bent Viskal andando a dare il passo lungo questi 4.381 metri,
fondamentale sarà vedere come si arriverà tra pochi minuti qui alla staccata di curva 1. Nonostante in Formula 3 sia facile sorpassare, questo circuito ha dimostrato in molte categorie che non è così semplice, tant'è vero che tutti i contatti di ieri sono avvenuti proprio in curva 1 in fase di sorpasso. La insidiosa chicane curva 8 e 9 sarà un altro dei punti interessanti di sorpasso da tenere sott'occhio durante la corsa. 17 le tornate previste o 35 minuti, a seconda di quale dei due limiti cronometrico o chilometrico sarà raggiunto prima. Sfilano ora in curva 12 protagonisti di questa stagione della Euroformula. Sarebbe un jolly importante questo di Bent Viscal riuscire a mettere in scacco il proprio avversario Felipe Drugovic, anche per lasciare un carico psicologico al brasiliano da qui a Silverstone, unica condizione che potrebbe in qualche maniera invertire la tendenza di questa stagione. Prende posto sulle griglie di partenza un filo più indietro rispetto alla linea arancione su cui di solito si mette l'asse anteriore. Chissà che non sia un vantaggio invece per Drugovic, perfettamente allineato. Team Drivex, che ha in Lucas Danner il proprio miglior alfiere in quarta piazza, e il team forte che sventola la bandiera verde in fondo allo schieramento. Si accendono i semafori, allo spegnimento partirà la seconda gara della Euroformula con già l'ottimo scatto di Drugovic che va a insidiare Viscal all'interno. È riuscito già Drugovic a portarsi in prima posizione, mentre Daz prende la terza piazza, si intraversa lo statunitense larghissimo. Viscal nel tentativo di resistere a Drugovic rientra con anche Siebert alle sue spalle. Danner invece si è fatto beffare da entrambi i piloti di casa Carlin, con anche Siebert autore di un ottimo scatto già in terza posizione, il pilota argentino di casa Campos. Danner insidiato ora dal compagno Anne, dal Leonard Hogenburn. Drugovic che passa in testa al primo settore davanti a Viscal, Siebert, Daz, Iorio, Danner. Il confronto tra il pilota di casa RP e la vettura di casa Drivex affiancati lì, per fortuna c'è una via di fuga esterna al cordolo. In staccata l'inserimento largo Han che taglia e prende la posizione su Hogenboom. Andrà sicuramente il pilota olandese a far sentire le proprie ragioni via radio al team. Quattro decimi di vantaggio larghissimo, intanto festante in uscita da curva 11 il bloccaggio invece di Samaya in avvicinamento al tornantino in salita, non rende magari lo schiacciamento della camera quanto in picchiata sia il circuito in questo frangente. Transita già sul traguardo Drugovic, che ha messo 6 decimi fra sé e Viscal. Una partenza non eccezionale dell'olandese dalla pole position. Va Danner intanto ad insidiare la quinta posizione di Iorio all'esterno l'austriaco. Il favore di traiettoria per il brasiliano che allarga il rookie di casa Drivex. Controllo
nel rientrare in pista con anche Ann che cerca di entrare nella partita a fianca Danner in uscita da curva 3, percorre anche curva 4, Appaiati chiude la porta in faccia all'austriaco che non si avvede dell'arrivo di Hoogenboorn, rischiosissima questa fase di gara con Danner un po' in confusione, deve switchare il cervello rapidamente e ripartire perché ha perso tre posizioni in due curve. Lucas Danner adesso anche insidiato all'interno di curva 7, qui la regia apre l'inquadratura, riesce Danner a mantenere almeno la posizione su Samaya, scivolato in nona posizione il pilota del team Drivex, dunque un difficile avvio per Danner che partiva dalla quarta casella sullo schieramento dopo un'ottima qualifica, un difficile inizio. Proprio Danner viene messo sotto investigazione da parte dei commissari insieme al compagno Ann, dunque non c'è tregua per i piloti del team Drivex già ieri coinvolti in un contatto. Si avvicina a Baltas anche Festante nelle retrovie, recupera altri due decimi intanto Drugovic su Viscal, con poi Siebert e Das leggermente più distaccati, e Iorio che si è liberato di Danner alle sue spalle ma ritrova Christian Ann, staccato Hoogenboorn e Karkozic in lotta per il settimo posto. Di fatto l'olandese ha preso la vettura lasciata libera da Karkozic nel round di Estoril, difende la posizione l'olandese con Karkozic agguerrito e determinato proprio davanti ai numerosi tifosi giunti dalla Polonia per supportarlo a prendersi questa settima posizione. Si rifà sotto anche Danner in nona posizione, adesso l'austriaco vuole recuperare il terreno perso nelle prime fasi, Viscal va a chiudere la traiettoria su Drugovic che però ha un miglior avvio e riesce di fatto ancora prima della staccata a prendere la posizione, tecnicamente zigzaga un paio di volte più del necessario il brasiliano, chissà che la direzione gara non decida di mettere sotto investigazione la sua partenza. Invece viene già data una bandiera bianconera a Ann per quel taglio che abbiamo visto precedentemente, qui il rischio di Danner nel rientrare in traiettoria e poi deve alzare il piede per evitare un altro contatto con Christian Ann. Segna intanto il giro veloce della corsa Bent Viscal, 1.38.421, 7 decimi il distacco tra i due, non varia in questa terza tornata di gara. Vuole a tutti i costi Viscal prendersi questo successo, non ci sta ad essersi visto beffare in partenza dopo aver ottenuto un'ottima pole position questa mattina. Livello puramente statistico, così dovesse finire la gara, sarebbe il primo anno da quando l'Euroformula viene a correre a Budapest in cui il team Campos non si aggiudica almeno una delle vittorie. Sempre infatti Campos ed RP erano riusciti a mettere un proprio pilota in vetta al podio, qualche difficoltà in più invece in questo fine settimana, con comunque sinora un ottimo terzo posto conquistato proprio da Marco Siebert nella gara di ieri. Qui invece la lotta fra Iorio e Ann per la quinta posizione. Sul traguardo ora transitano ancora Drugovic e Viscal, recupera un decimo scarso il brasiliano, quelli qui sempre vicinissimi, 1.38.202 il giro veloce Felipe Drugovic in gara, 160 km la media oraria, eccola qui, conferma la regia il dato cronometrico.
già 2 secondi 8, eccola qui inquadrata la vettura di Marco Siebert, con Cameron Daz che resta negli scarichi dell'argentino, ha tutto il tempo per preparare l'attacco per conquistare una posizione sul podio. Pilota statunitense. Danza Drugovic mentre arriva di traverso Viscal in ingresso della chicane del secondo settore, curva 8, a dimostrazione di quanto entrambi siano al limite. La riproposizione di Baltas su Callan Williams, sfila all'interno l'americano, ma l'incrocio di traiettoria favorisce la riaccelerazione del pilota australiano. Qui il muretto di Casa Campos segue appunto il contenzioso tra Baltas e Williams, con anche Karkozic in 8ª posizione e Siebert in 3ª. Un secondo e mezzo adesso il ritardo tra Drugovic e Viscal, aumentato anche visivamente tra i due, 27.5, ha perso parecchio nel ultimo settore, non è inquadrato il pilota olandese, probabilmente una imperfezione di guida, con qui adesso Karkozic inquadrato in approccio a curva 1, un po' di fumo in rilascio dal retrotreno, nulla di particolarmente preoccupante per lui. 37.957 il giro veloce di Felipe Drugovic. Cerca di ricostruire anche la sua gara a Danner, dopo aver perso di base 5 posizioni dalla 4ª piazzola che aveva ottenuto in qualifica, e adesso particolarmente aggressivo l'austriaco, è riuscito a effettuare quello switch off mentale resettando completamente l'approccio alla guida, una condizione molto difficile nel pieno della gara, ma è l'unica soluzione che hanno i piloti per cercare di ritrovare il ritmo, ritmo che non manca invece a Felipe Drugovic, che sta portando oltre i 2 secondi il proprio vantaggio nei confronti di Viscal. 2 secondi e 3, 1.37.822 ancora giro, 812 il giro veloce di Drugovic nel 6º passaggio, sta prendendo il largo ormai l'alfiere di casa RP Motorsport, con Ann che si fa vedere negli specchietti di Iorio, confronto fra brasiliani per la 5ª posizione in classifica. Sembra avvicinarsi Ann in questo frangente proprio nei confronti di Iorio, scorso passaggio 296 millesimi più rapido, sfruttando anche la scia del pilota di casa Carlin. Larghissimo qui in uscita da curva 13. Sente a Iorio di tirare un po' il fiato. Giro veloce intanto di Bent Viscal, 1.37.778. Si anima ancora la competizione in vetta alla corsa. Perde 2 decimi Drugovic, si fa sotto nuovamente Bent Viscal, 2 secondi 2, però il ritardo l'errore di un paio di tornate fa, l'olandese ha di fatto dato un margine di
di tranquillità al pilota brasiliano, che va però adesso ancora a spingere nel primo settore. 36-4 per entrambi. Viscal può spingere ora che non ha l'aria disturbata di Drugovic davanti. Certo, nel momento in cui scenderà ancora sotto il secondo e mezzo si ritroverà a dover ricostruire il sorpasso, a meno che non riesca ad avere la meglio, magari, perché no, in uscita dall'ultima curva in trazione, e provare così a tirare la staccata al brasiliano in curva 1. Iorio è spinto da Han alle sue spalle, lotta per la quinta posizione, che sta entrando nel vivo. Recupera ancora un decimo scarso Viscal su Drugovic, 2 secondi e 1 il divario sulla linea del traguardo. Salito 8 decimi invece il ritardo di Ansu Iorio. Riesce sempre il pilota di casa Drivex ad avvicinarsi nel settore centrale, gode probabilmente di un assetto con un po' più di carico aerodinamico, e nella parte guidata riesce a fare la differenza su Iorio, che invece in rettilineo nella lungo proprio fra curva 13 e 14 e nel rettifilo principale riesce a mettere qualche decimo di margine fra sé ed il connazionale. Salta aggressivo sul cordo Logenboom, che rimane ancora in lotta con Karkozic. Larghissimo anche Han, ha provato proprio qui nel settore in cui sa di avere maggior margine su Iorio il tentativo di attacco. Ok, riesce il pilota di casa Carlin a rimettere qualche decimo. Recupera invece quasi 6 decimi in questa tornata Drugovic su Viscal, e torna infatti a 2 secondi e 7 il divario tra i due, con Viscal che invece si era riavvicinato nel corso della settima tornata. Ne mancano 8 alla conclusione, come mostra la grafica. Vissamaia e Williams invece lottano per l'ultimo punto disponibile in classifica, e quello dell'Hungaroring, dicevamo, è il quarto round disputato in Ungheria per questa stagione, ma è anche la quarta volta che la gara ungherese compare in calendario, perché si venne a correre qui la prima volta nel 2012, quando Gianmarco Raimondo e Facco Regalia si divisero i successi. Si tornò poi dopo un anno di pausa nel 2014, furono ancora i team RP e Campos ad avere la meglio, con Artur Janoz e Alex Palou. Abbiamo visto il polacco già quest'anno più volte presente nel paddock in qualità di coach driver di Alex Karkozic. Palou invece pilota spagnolo di Barcellona, che dopo esperienza in Euroformula nel 2014 è andato a correre in GP3, è andato a correre nella Formula 3 giapponese. Qui intanto un replay che mostra l'uscita di traverso di Samaya, lo segue Callan Williams, affiancati i due nel tornantino che porta in salita all'ingresso della corsia box, uscita di curva 15, ora con Samaya ancora davanti. Giù il piede in rettifilo il brasiliano. ...185 millesimi sulla linea del traguardo, va a proteggere l'interno
Samaia prova ad allungare la staccata, Williams che va però all'incrocio in accelerazione. La traiettoria per curva 3 è a favore di Samaia, a maggiore velocità però in ingresso Williams, riesce però ad allungare la staccata Samaia e si porta a casa il decimo posto. Per il momento ancora dunque l'ultimo punto disponibile in questa gara è nelle mani del pilota brasiliano di casa RP. Come la è la leadership di questa gara, con Drugovic in prima posizione con 3 secondi e 3 di vantaggio nei confronti di Bent Viscal. Rischia di essere una doppietta RP per queste due gare, mentre appunto negli anni precedenti c'era stato anche il Team Campos a dividere i successi con la squadra italiana. Avvenne anche lo scorso anno quando Harrison Scott, poi campione, vinse la seconda corsa e Thiago Vivacqua, brasiliano di casa Campos, vinse la prima dopo che Raul Heyman in arrivo dalla GP3 conquistò la pole position in un podio tutto appannaggio del Team Campos. Team Campos che comunque in questo momento porterebbe a casa come ieri la coppa del terzo classificato grazie a Marco Siebert. Questo invece è Ives Baltas, quarto tra i rookie e dodicesimo assoluto. Team Fortec che segue con apprensione la gara dei propri alfieri, oltre a Callum Williams in lotta per la zona punti c'è Aldo Festante in tredicesima posizione. Girano praticamente sugli stessi tempi adesso Drugovic e Viscal in vetta alla corsa, sono però ma è 4 i secondi che è riuscito a mettere il brasiliano fra sé e l'avversario olandese. Riproposizione proprio della chicane con Baltas che entra di traverso. Brian, ingegnere inglese, grande esperienza in Euroformula, vinse il titolo del 2012 in RP con l'italiano Nicolò Schirò. Passato negli ultimi anni a difendere proprio i colori del Team Campos. Conan che ora si fa nuovamente aggressivo nei confronti di Iorio, aveva tirato un po' i remi in barca nelle precedenti tornate e si stanno avvicinando alle loro spalle ormai anche Hogenborn, Karkozic e Danner, dunque deve in qualche maniera cercare Ann di tentare il sorpasso sul connazionale di casa Carlin, a rischio invece che Leonard Hogenborn arrivi in gran carriera alle sue spalle con la vettura di casa RP Motorsport, galvanizzato proprio dalla sagoma dall'area F312 di casa Drivex. Hogenborn segna il proprio miglior riferimento nel primo settore, 36,5, in questo momento solo un decimo più lento di Drugovic in vetta alla corsa e avvantaggiandosi anche della scia, 216,8 km orari in rettifilo. Iorio guarda gli specchietti, è in sofferenza ormai il pilota brasiliano del Team Carlin. Ann e Hogenborn sono sempre più vicini alle sue spalle, si avvicina anche Alex Karkozic, dunque pressione sui due brasiliani esercitata proprio dal pilota olandese. Torno di fiamma in percorrenza del ultimo tornantino con ancora Drugovic che sfila la chicane del secondo settore, curva 8 e 9. Ma è gli specchietti
Jan Leonard Hogenbund in settima posizione, Drugovic che intanto segna il giro veloce 1:37.765, 4 secondi e 3 il vantaggio nei confronti di Bent Viskal, che ormai a 4 tornate dalla fine può anche accontentarsi della seconda posizione in campionato. Vincitore comunque indiscusso della classifica rookie, il secondo è proprio qui l'inquadrato Leonard Hogenbund con la vettura del team RP Motorsport. 14 secondi a dividere la seconda piazza assoluta dalla settima proprio di Viskal e Hogenbund, che vanno insieme a Danner a completare il podio dei debuttanti. Larghissimo Han qui in uscita di curva 11 e ancora anche a curva 13 tiene giù il piede il pilota brasiliano, deve però fare attenzione, esuberante in uscita di curva 14, favorisce ormai il ritorno di Hogenbund nel contatto del pilota olandese che compromette l'aerodinamica anteriore. Non c'è più adesso la bandella di destra sull'ala dell'olandese, vediamo se Karkozic ne può approfittare, avendo una miglior efficienza aerodinamica va a proteggere la traiettoria l'olandese nei confronti del polacco per la settima posizione, allunga la staccata, Karkozic riesce nel sorpasso, dunque Hogenbund che stava andando all'attacco di Han per la sesta piazza ha avuto un contatto con la ruota posteriore sinistra del pilota brasiliano. Detriti in curva 12 portano i commissari ad esporre le bandiere gialle, con Hogenbund sicuramente inferocito adesso che vede Lucas Danner tornare negli specchietti, fatica tantissimo adesso con l'ala anteriore danneggiata. Hogenbund a percorrere il secondo settore, prova Danner a farsi vedere all'esterno, va ovviamente in protezione Hogenbund, beh niente per lui correre senza la bandella anteriore destra, ieri aveva percorso praticamente tre tornate senza l'ala posteriore, dunque condizione più agevole sicuramente rispetto alla corsa del sabato. Adesso Danner prende in pieno la scia dell'olandese che però protegge l'interno, scarta l'austriaco all'esterno, questo era uno dei possibili tentativi di sorpasso. Tornantino in salita di curva 15, la riproposizione del buio delle nostre anime da Budapest con la percorrenza dell'ultima curva che mette sul rettifilo del traguardo. Qui adesso Hogenbund ancora, Danner nella sua scia allungherà sicuramente la staccata all'olandese, non insidia la posizione Danner, sa che Hogenbund si aspetta l'attacco in quel punto, vuole coglierlo di sorpresa per portarsi a casa il secondo posto dei rookie che gli è stato invece negato ieri. Ecco qui Han che rientra in pista, va a chiudere la porta in faccia ad Hogenbund che qui appunto colpisce la posteriore sinistra e perde l'aerodinamica nella parte destra con il sorpasso di Karkozic. 2 secondi di penalità intanto aggiunti al tempo gara di Han per aver oltrepassato i limiti della pista in quelle fasi precedenti. Danner è insofferente alle spalle di Hogenbund, vuole a tutti i costi la piazza d'onore tra i rookie, dunque va larghissimo qui l'austriaco, cerca di portare maggior velocità per insidiare l'olandese, ancora esattamente come Han in precedenza, deve stare attento a non incorrere anche lui in una penalità che di base regalerebbe il secondo posto tra i rookie a Hogenbund, mentre intanto in solitaria Drugovic se va a iniziare il ultimo giro di gara, il suo ultimo passaggio lungo i 4381 metri del circuito dell'Ungaroring. Matura la settima vittoria stagionale per
il pilota brasiliano di RP Motorsport, un dominio pressoché imbarazzante sino ad ora. Ecco la conferma dei 2 secondi di penalità aggiunti alla tempo gara di Christian Hahn, che ne ha 1 e 2 di vantaggio su Karkozic. Sta quindi cercando il polacco di spingere il più possibile per avvantaggiarsi della posizione sul rivale di casa Drivex. Mantiene Iorio la 5ª posizione, Visca la 2ª, Siebert la 3ª. Fasi interlocutorie di gara queste finali per le prime posizioni, con Drugovic che ormai percorre le ultime tornate. Eccolo qui, ultima curva per Felipe Drugovic, che va a celebrare così il successo. Doppietta per lui all'Hungaroring nel fine settimana perfetto. Gli è mancata solo la pole position di gara 2, andata, eccola qui, nelle mani di Bent Viskal, che chiude comunque al 2º posto e vincitore fra i rookie. 2º podio del fine settimana anche per Marco Siebert, con la dall'ara del Team Campos. Poi Dase Iorio a chiudere la top 5 con soddisfazione del Team Carlin, che consolida così la sua 2ª posizione nel campionato a squadre, alle spalle ovviamente di un irraggiungibile RP Motorsport. Karkozic riesce ad avere la meglio su Hahn grazie alla penalizzazione. Danner è riuscito a sopravanzare Hoogenburn nel ultimo giro di gara e prendersi il 2º posto tra i rookie, l'8ª piazza assoluta. Chiude la zona punti Guillaume Samaya. Eccola qui la riproposizione della classifica. Ed anche i punteggi aggiornati di campionato: 93 punti di vantaggio per Drugovic su Viskal, che balza così in 2ª posizione scalzando Mateus Iorio. Si avvicina al brasiliano anche Marco Siebert in 4ª piazza. Giro d'onore per i protagonisti della Euro Formula Open, motori che adesso vanno in vacanza, perché il prossimo appuntamento sarà per inizio settembre sul circuito di Silverstone per un rush finale che chissà potrebbe regalare a Felipe Drugovic il titolo, oppure potrebbe vedere la clamorosa rimonta di Bent Viskal, perché in 2 mesi, da inizio settembre a fine ottobre, avremo ben altre 4 gare Silverstone, doppio appuntamento di Monza, gara di casa per il team RP Motorsport e per Aldo Festante, poi doppia trasferta spagnola con Jerez e Barcellona, che di fatto concluderanno non solo il campionato Euro Formula Open ma anche la Formula 3 spagnola, campionato che si articola nelle regioni limitrofe al territorio d'appartenenza. Il primo round fu proprio quello di Estoril, che aveva possibilità di entrare nel campionato essendo confinante proprio con la Spagna, e poi ovviamente i 2 circuiti del territorio iberico, Jerez e Barcellona. Rientrano le vetture in parco chiuso. Luis Majoral che indica Felipe Drugovic la via che ormai conosce bene, avendo completato sul podio tutte e 8 le gare sino a qui disputatesi. Viviamo con l'audio ambiente questi felici momenti di celebrazione, con Siebert già in pesa, Drugovic che esulta. Bravo, grande partenza. Grande. Complimenti. Bravo.
Grande entusiasmo anche nel team Theo Martin per questo meritato podio di Bent Viskal. Peccato proprio per la partenza, come dicevano anche i ragazzi del team RP, ottima quella di Drugovic, non eccezionale invece quella di Bent, che ha di fatto consegnato nelle mani del brasiliano una facile leadership di campionato. Alfredo Filippone pronto ad accogliere il vincitore in parco chiuso per la rituale intervista. Vengono portati in pesa invece gli altri protagonisti del podio. Il terzo posto di Marco Siebert, con invece la gioia di Drugovic. Iorio che riesce a mantenere la quinta posizione dall'attacco di Han, che poi penalizzato di 2 secondi, vede anche Karkozic passare davanti. Lucas Danner contrariato sicuramente come nella gara di ieri per una partenza non eccezionale. Felipe Drugovic, you didn't make the pole this morning, but still, you won the race. Yeah, we had a quite good qualifying. Didn't really put together all sectors. It happens sometimes, we didn't hit the peak of the tire. But then after that, I was really concentrated to get a really good start, to get it, to really nail it, and I could do it. So I was really happy after turn one. Of course, I still have the whole race left, but here's really difficult to overtake. I was really keeping the tires to the end, and the tires just last like I wanted. Could pull a good gap to the second position. So yeah, really happy. Big thanks to the team. Once again, the car was really good. It really got decided at the start. How you prepared that? Yeah, of course there is pressure to get that start. But I was really concentrated. I knew how to do it when it really matters. So yeah, and luckily I could do it like I wanted. So yeah, really happy. Well done again, once again. Podium now. Confronto fra Felipe Drugovic e Bent Viskal al via della seconda gara dell'Euro Formula Open da Budapest sul circuito dell'Ungaroring, con l'olandese che dalla prima pole non scatta, come invece riesce a scattare meravigliosamente il pilota brasiliano di RP Motorsport. Va a prendersi così già la leadership Drugovic di questa corsa, mentre Viskal finisce anche lungo in curva 1. Il rischio di perdere la piazza d'onore, ma riparte all'inseguimento della leadership, con Danner che perde invece contatto dalle prime posizioni. Ne approfittano Hogenborn e Samaia per avvicinarvisi, come anche Dase Iorio per scappare, con Marco Siebert comodamente in terza posizione. Il confronto fra Ives Baltas e Callan Williams per punti a ridosso della top 10, pilota di casa Campos che cerca di avere la meglio sull'avversario di Fortic grazie a una miglior traiettoria in percorrenza del primo settore, ma l'accelerazione dell'australiano gli consente di mantenere la piazza. Ancora Williams protagonista del confronto con Guillaume Samaia, pilota di casa RP Motorsport, che riesce così a portare a casa un punticino per la classifica. Questo invece è il contatto che impedisce a Leonard Hogenborn di portare a casa un podio nella seconda posizione tra i rookie, con la vittoria stagionale di Felipe Drugovic, che si laurea campione d'estate proprio a Budapest. Già pronti sul podio per celebrare i primi tre classificati, stretta di mano tra Drugovic e Viskal, con Marco Siebert comodamente terzo. L'argentino ha fatto il suo compito, è riuscito a tornare sul podio dopo un difficile fine settimana a Spa prima della pausa estiva, ma sentiamo le note dell'inno brasiliano.
Drugovic che con i due successi ottenuti all'Ungaroring in questo weekend del 7-8 luglio 2018 raggiunge nella statistica di tutti i tempi altri che non Leonardo Pulcini, campione italiano stagioni or sono della categoria, e rischia di battere anche i record di tutti i tempi che appartengono, casualità, ad altri piloti del team RP Motorsport. Sandy Stuvi, che è il più vittorioso di tutti con 14 successi, 12 per Scott, 9 per l'italiano Fumanelli, e adesso c'è proprio Drugovic che con questa coppa affianca Leonardo Pulcini a quota 8, la gioia ovviamente incontenibile del team RP Motorsport con la consegna dei trofei a Siebert, Viscal ed anche al team RP da parte dei responsabili della Michelin, e congratulazioni ovviamente di tutti i protagonisti sul podio. Foto di rito con la coppa, con tutte le immagini che saranno tra poco caricate sui canali social del campionato e sul sito internet. Doccia di champagne per i primi tre classificati: Drugovic, Viscal e Siebert. Leonard Hogenboom sicuramente non soddisfatto del terzo posto, perché era in lotta per la seconda posizione nonché anche per la, quella che è stata poi la sesta piazza finale di Alex Carcosi, ci ha ereditata dalla penalità di Christian Hahn per il contatto proprio col brasiliano all'anteriore, rovinata nella sua aerodinamica, e così un po' contrariato sul terzo gradino del podio. Tuttavia una bella prestazione però per l'olandese, ricordiamo al debutto in campionato dal round di Spa. Contrariato anche Lucas Danner, partiva dalla seconda fila, è scivolato nelle retrovie a metà corsa, e beh, può invece essere soddisfatto Bent Viscal, anche lui campione estivo per quanto riguarda la classifica dei rookie, perché a parte gara 1 a Spa in cui la vittoria tra rookie è andata a Lucas Danner, Bent si è imposto in tutte le altre 7 corse, ha praticamente replicato il percorso di Drugovic nella classifica dei debuttanti. Però dunque trofei consegnati a Hogenboom, Danner e Drugovic, Hogenboom, Danner e Viscal. Il caldo ormai comincia a farsi sentire con il pilota olandese, che avrà modo in questa estate di cercare di recuperare quei decimi che ancora gli mancano sul passo gara per agguantare la prima posizione di Drugovic dopo che è riuscito a ottenere la sua pole position. Dunque con la doccia di champagne si conclude questa prima parte del campionato dell'Euro Formula Open, si ritorna in azione il 2 settembre da Silverstone.